Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate che abbiamo iniziato le missioni The Brotherhood e The Sons of Samedi. Manca solo la prima missione dei Ronin. Perché sto facendo questa cosa? Diciamo che sempre per storie stiamo iniziando a conoscere un po' tutto quello che gira nella nuova Steelport e dobbiamo far capire loro chi comanda. I Sette Saints. What's up with the dollhouse? Dollhouse my ass. Duh. This is how we gonna fuck up the Ronin. This'll be good. Trust me, it is. The Ronin have a stake in Poseidon's palace, so I figure hitting their biggest moneymaker is a good way to show them we not fucking around. Okay, giustamente. So what's the plan? You and I enter the casino here. Once inside, we need to distract this security guard. I was thinking you could catch me cheating or some shit like that. Anyway, while the guard's concerned with throwing me out, Gatto sneak in through this security door. Don't worry, I already got today's passcode from the blackjack dealer Shandy's. Now once inside, Gatto have to sneak past the guards to cut the power. And when that happens, we only have about 45 seconds before the backup generator turns on. Bella idea, ragazzo, però senti. Hold up, man. I mean, I love the dream house you built here and everything. But what if we just start here? Walk into the casino and just shoot all the motherfuckers that are between us and the money. Well, you know, it will be a lot faster. Nah. And a lot more fun. Yeah, but fuck it, let's go. Good call, Johnny. Ma che cazzo, mi sono impegnato tanto io. È sempre un peccato per Pierce. Si impegna sempre, sempre, diciamo, in prima linea, è sempre quello più fedele anche. Eppure lo trattano tutti come un coglione, poverino. Tant'è che in realtà Pierce nel 3 e nel 4 ha un ruolo anche molto importante. Cioè diventa anche l'immagine stessa dei Saints. Nonostante i Saints, diciamo, stiano sbagliando dal 3 in poi, diciamo che si sono un po' venduti al commerciale, diciamo che comunque Pierce ha un buon impatto sulla gente. È lui l'immagine dei Saints. Who's in charge of the Ronin? A kid named Shogo Okuji. Now he probably spends more time on his hair than he does on his bike. Duh. But it doesn't change the fact that he's totally ruthless. Ah beh, cioè, se giustamente. I'm gonna have fun with that kid. Hey, where's Pierce? Pierce is picking up some of the other saints and meeting us Ma there. Ma dai. I figure we can si get sono accorti adesso che him. Non c'era Pierce. Ma che cattiveria. Abbiamo la password di oggi. Me l'ha data il mazziere che si fa shondi. Non c'è nessuno che non si sia fatto Shondi in questa città, effettivamente, poverina. E che poi Shondi è quella che ha il cambiamento estremamente più radicale nel 3, cioè veramente passa da così a così. Eccoci qua, abbiamo tagliato un pezzo di strada. Ed eccoci arrivati al Poseidon Casino. Siamo venuti a fare casino, mi dispiace. Due con un colpo, ma pensa un po'. Che bravura! Ecco fatto, guarda come ci si diverte. Esattamente come ai vecchi tempi. Mamma mia. Dove sono gli altri Ronin? Dio mio, vi spacco la faccia a tutti. La cosa bella è che distruggere queste cacchio di macchinette ci dona anche un bel po' di soldini, quindi tanto vale farlo. Eccoci qua. Ne mancano solo due. Grazie. Ne manca solo uno. Ecco qua. Vai via. La Madonna. Bravo Johnny, io l'ho lanciato e lui l'ha fatto morire. Ma dai, ma sono scesi quando io sono salito, ma che stronzi. Eccoci qua. Tante belle munizioni a gratis. Vediamo se è più forte la tua spada o la mia motosega. Dove sono? Dove sono che voglio affettarti? Ecco qua. Oh, come proteggi i gatti? Dov'è? Aspetta, aspetta. Non ti fare ammazzare. Aia, sono caduto. Che
proteggo io. Vai, vai. Ecco fatto. Forza. Qualcun altro che vuole fare lo splendido? Ecco qua, belle soddisfazioni. Lanciare un cazzo di lanciamissili incredibili. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Ecco qua. Forse, come ho sempre detto, usare un lanciamissili a porte chiuse non è mai una buona idea. Al 90% delle volte finisce sempre male. Ecco qua. Se non sono soddisfazioni queste. Cazzo. Sono più forti le pistole di sti mitra che ho. Incredibile. Stai alla larga delle bombe. Vai con calma. E che è tutto Johnny. Si è fatto male. Dobbiamo scappare coi soldi? Ovviamente. Forza, tutti dentro, tutti dentro. Prendete più soldi possibili. Vai a casa di Aisha. Vabbè. Allora, andiamo un attimo con la giusta calma. Ma poi è molto, diciamo, come posso dirla? Come posso dirla in parole molto semplici? È molto giusto che una gang chiami gli sbirri per chiamare, per far prendere un'altra gang che gli ha rubato i soldi. Intelligenti. Ah, portiamola a casa mia. Giustamente. Infatti non gliel'ho ancora detto. Ecco qua, bravo Johnny. Hai capito l'antifona che doveva sparare alla polizia. Oh, ma Johnny, spari per favore. Cioè, abbiamo la polizia alle calcagne. Ti dispiacerebbe sparargli? No, eh. Va bene così, guarda. Freno. Ecco fatto. Ecco, ora sono arrivati anche i Ronin. Bravissimo. E nessuno si accorgerà che abbiamo parcheggiato qui. Non se ne accorgerà nessuno. Junichi, you need to relax. My father won't find out about the casino. Ah, giustamente. Don't question me, Junichi. And we're in America. Speak English. Forgive me, Shogo. Avanti. A little jumpy today? Da. Over there. Chiedo scusa. Cink. Da, e c'ha ragione, scusami, vai via. Sword. Listen, Junichi. I know you're having a hard time adjusting to the way I run things here. But how about you let me deal with my father and you deal with whatever the fuck I tell you to deal with. Of course. Giustamente. Shogo. Excellent. Ottimo. Quartiere guadagnato, altri $500, 5 su 45. Guardie del corpo. Hai sbloccato l'opzione guardie del corpo della gang personalizzate. Ottimo. Guardie del corpo mi piace. Ovviamente questo posto è ancora un immondezzaio. Vabbè, non importa. Iniziamo a personalizzare la gang con lo stile guardie del corpo. Molto molto regale. Certo il tizio lì col cappellino dietro anche no, eh. Però gangsta non mi piace molto. Anni 80 men che meno. Sai che ti dico? Ogni tanto cambiare fa bene. Pre-pop. Guardie del corpo la prossima volta. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.